alla mia destra c'è l'assessore all'ambiente e alla sanità del comune di Caronia, Vittorio Alfieri. Assessore, voi avete davvero i fari accesi su questa vicenda assolutamente inspiegabile, avete, non so, forse anche una vostra teoria, o comunque volete battere delle strade alternative, immagino, rispetto a quanto finora si è detto e si è visto, no? Buonasera a tutti. I fari li abbiamo puntati addosso, ma forse non tutti e non quelli giusti, nel senso c'è molta attenzione da parte dei media, come stiamo vedendo stasera, un po' meno fari accesi abbiamo visto da parte delle istituzioni. Quando c'è qualche studioso che liberamente, come università, enti, si fa avanti con delle ipotesi che noi reputiamo valide, e soprattutto con mezzi propri, visto che non abbiamo aiuto in questo momento né dalla regione né dallo Stato, diamo ascolto. Una battuta, cominciamo con Vittorio Alfieri, lo ripetiamo, l'assessore comunale di Caronia. Oggi il sindaco non è potuto essere presente perché ha degli altri impegni, è proprio fuori di città e non poteva essere, non è qui in zona, altrimenti con grande piacere, già detto, sarebbe stato ospite della nostra trasmissione, un po' perché nel primo collegamento, quando eravamo qua fuori davanti a quegli oggetti bruciati, ai segni evidenti del fenomeno negli oggetti, nella quotidianità di queste famiglie, l'assessore ci ha detto c'è grande attenzione da parte dei media, forse anche del mondo scientifico, un po' meno da parte delle istituzioni. Gianni Manfredi ha detto poc'anzi ci sono gli estremi perché si possa chiedere, come dire, un sostegno, un presidio fisso addirittura da queste parti, forse c'è un problema di ordine economico. Ecco, che cosa può fare un piccolo comune con un bilancio di quanto, Caronia? Qualche bilancio c'ha? Chiude con qualche centinaia di migliaia di euro, non meno. Quando lo approveremo, sì. Quanto? Ancora siamo anche senza bilancio, di pochi soldi. Poche decine di migliaia di euro, come può far fronte ad un problema di questa portata? Allora, prima voglio fare delle precisazioni, perché tutto ciò che si è detto, il 90% di quello che si è detto, riguarda il 2004, dove ci fu una abilitazione che oggi non si vede minimamente. Addirittura il presidente Berlusconi in persona firmò il decreto con cui istituì la commissione interministeriale, qui venne l'aeronautica, venne la marina, protezione civile nazionale, protezione civile regionale, professoroni a destra, professoroni a manca. Il classico esempio della montagna che partorisce il topolino, tra l'altro nemmeno il topolino ha visto, un topolino misterioso, non si è capito bene cosa. Adesso siamo con mezzi non paragonabili. Lei ha citato il pick up dell'Unione dei Nebro, di vari comuni che se lo passano per fronte a piccoli incendi. Qua non parliamo di piccoli incendi. C'era un'autobotte fino a qualche giorno fa prestata dal comune limitrofo di Santo Stefano di Camastra, perché l'autobotte del comune di Caronia è stata rubata nell'anno 2014. Ci sono estintori che provvedono ad avere i cittadini stessi o il comune con i pochi fondi che ha. Quindi è giusto che i telespettatori che ci seguono da casa abbiano questa distinzione. Per la crisi del 2014 non è stata affrontata dalle istituzioni con la stessa forza, tenacia, determinazione e anche dispendio economico, perché no, del 2004. Certo, infatti due esempi su tutti, è stato citato un elicottero oppure questa task force, sono cose del passato, chiariamolo agli spettatori. Però c'è una nuova commissione. Sì, c'è una nuova commissione insediata da poco che ha tempo fino al 31 dicembre per pronunciarsi innanzitutto sulle carte del passato, quelle cui faceva riferimento anche il professor Azzerboni, perché è giusto riprendere il discorso da dove si era interrotto. L'ipotesi, tra l'altro, che è stata così scartata velocemente poc'anzi, invece è perseguita addirittura dal prefetto Gabbiano, che ha firmato il nuovo decreto e che parla di movimento della crosta terrestre da attenzionare. E questo poi nel caso mai ne parliamo? Sì, di un altro. Assolutamente. Sono state fatte due riunioni in cui varie... La nuova commissione, mi perdoni, sì, è già stata qui sui luoghi o comunque con un sopralluogo già è venuta, mi pare? Sì, sono venuti degli esponenti sia a livello nazionale, ad esempio il professore Casagli dell'Università di Firenze per quanto riguarda l'aspetto geologico,
altri esperti, ad esempio la professoressa Livreri, che prima ancora di entrare nella commissione nazionale, tra virgolette, era stata designata dal sindaco in persona, perché quando noi parliamo di un piccolo comune, gran parte delle cose le fanno le persone. In questo caso noi abbiamo la fortuna di avere un sindaco che si spende e che ha anche diverse conoscenze, quindi la professoressa Patrizia Livreri, esperta di ingegneria elettronica e elettromagnetica, già da luglio era stata nominata esperta a titolo gratuito, sottolineo, del comune di Caronia. Voi avete un'interfaccia, avrete un'interfaccia con questa commissione? Cioè, quando vengono qua, chiamano: signor sindaco, noi stiamo arrivando, così vediamo magari qualche risposta, così le diciamo a che punto siamo, oppure si vive su tavoli paralleli che non si incontrano mai? Ripeto, ancora siamo all'inizio. È capitato un caso in cui si è verificato l'esempio che lei ha citato per primo, cioè sono venuti qua, ma quando sono venuti qua il professore Casagli e i suoi collaboratori, una volta messo piede in Via del Mare, hanno chiamato il sindaco, che dal municipio di Caronia è venuto alla frazione Canneto. Non ne sapevamo niente prima, l'hanno fatto per riservatezza, per un loro modo di fare. Comunque sì, ci interfacciamo, c'è dialogo. Ripeto, sono state fatte solamente due riunioni, alcuni e studiosi alla prima non sono venuti, quindi la seconda è stata la prima. Siamo ancora in fase di assestamento. È embrionale. Voi eravate in...